Dopo i primi giorni al centro Bortolotti di Zingonia, da venerdì 14 luglio l'Atalanta si è trasferita in Alta Valle Seriana. A Clusone, in provincia di Bergamo, i nerazzurri si alleneranno sino al 22 luglio. Vacanze ormai dimenticate per Davide Zappacosta. La sua voglia di ritornare in campo era comunque tanta. Da 1 a 10 quanto? Ma sicuramente 10. Quando ci si ferma ci si vuole sempre riposare, però poi ti manca giocare, tornare in campo, quindi c'è tanto entusiasmo, c'è tanta voglia di ripartire, ma non solo io, tutta la squadra e anche i ragazzi che sono appena tornati hanno tanta voglia di allenarsi, di rimettersi in condizione, in forma, e questa è una cosa importante. Per Davide il 2023 sarà, a prescindere, un anno da ricordare, soprattutto l'estate. Sì, è stata l'estate probabilmente più bella della mia vita, perché mi sono sposato con Camilla ed è stato un giorno davvero speciale, molto bello, e ce lo siamo vissuti e goduti al massimo con tutte le persone a noi care, e lo dicevo anche a lei, è volato, ci vorrebbe davvero un'altra data per ripetere questo evento, perché al di là del matrimonio, che è una cosa bellissima e che siamo contentissimi, è stata una giornata molto bella, perché ripeto, l'abbiamo passata con tutte le persone a noi care, con tutti gli amici, e quindi è stata davvero una giornata bella. In ritiro le parole d'ordine sono faticare e sudare, ma non soltanto. I momenti di condivisione e divertimento non devono infatti mancare, perché sono quelli che aiutano a creare e cementare il gruppo. Sì, ma momenti di condivisione e divertimento non devono mai mancare, e ovviamente la cosa principale poi è allenarsi e cercare di dare tutto in campo, ma su questo non ci sono assolutamente dubbi, perché siamo ripartiti con la testa giusta, abbiamo voglia di fare grandi cose, di toglierci tante soddisfazioni, e quindi ci siamo subito messi a disposizione, abbiamo tanta voglia di fare, allo stesso tempo quando c'è possibilità ci godiamo un po' di svago. Venerdì 14 luglio sono state svelate la prima e la seconda maglia gara 2023-24. Zappacosta, insieme a Zapata, Ederson e Ruggeri, ne è il testimonial. I gusti sono gusti. Davide, quale delle due preferisce? A me piace molto di più la seconda, quella che indossavo, quella bianca, ma io ho un debole per la maglia bianca, anche se devo dire che la prima con il colletto nerazzurra mi piace molto anche quella, però preferisco quella bianca. Nel backstage del video di presentazione delle maglie si scherza e si sorride. Nome dietro un po' meno, però la maglia è bella, ho preso quella sbagliata. Ma sì, cerco sempre di fare gruppo, no? Di tirare fuori magari in qualche momento, quando si può, qualche battutina, di cercare di scherzare con gli altri ragazzi, con i nuovi, con i più giovani, per fargli capire che siamo insomma una famiglia, no? E che ci si può permettere insomma di scherzare e di ridere, e fuori dal campo ovviamente, e poi quando si va in campo si deve spingere. La data di inizio delle partite che contano è lontana, ma quest'anno le competizioni tornano ad essere tre. Inutile dire che le partite europee, per ovvi motivi, fanno sognare i tifosi, e non soltanto. Sì, ci prepariamo alle tre competizioni, fortunatamente, come ho detto l'anno scorso, l'Europa c'era mancata tanto. Quest'anno abbiamo la possibilità di giocare in Europa e di farci valere. E sicuramente sarà un nostro obiettivo, no? Quello di fare bella figura ed arrivare il più avanti possibile per toglierci qualche soddisfazione. Ed il calore e l'affetto dei tifosi sono una costante. Sì, ma questo, diciamo, questa diciamo che non è una novità, perché i tifosi ci hanno sempre sostenuto e continuano a farlo in ogni momento, soprattutto nei momenti brutti, anche nelle passate stagioni sono stati davvero vicino a noi. E noi lo sentiamo questo affetto, ed è sicuramente la cosa che poi ci permette di venire fuori meglio nei momenti di difficoltà e di dare quel qualcosina in più, e soprattutto di allenarci e di cercare di sudare la maglia, no? Come viene richiesto, è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni.